Entrato in vigore nella mattinata di mercoledì il nuovo piano della mobilità del comune di Catanzaro. Il piano elaborato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Abramo prevede in particolare l'inversione del senso di marcia su Corso Mazzini, l'arteria principale del centro storico del capoluogo calabrese che dopo molti anni è percorribile a scendere e non più a salire, e inversioni del senso di marcia di altre strade di ingresso e uscita dal centro storico. Non si sono registrati particolari disagi per il traffico veicolare e per i cittadini, anche grazie al massiccio impiego di agenti della polizia locale dislocati nei punti nevralgici del traffico cittadino. Sì, da stamattina alle 7 abbiamo attuato questa inversione del senso di marcia che dalla piazza Matteotti si accede sul Corso Mazzini e si esce per Bella Vista Porta di Mare. Le sensazioni sono positive, nel senso che molti cittadini erano già preparati, perlomeno per la principale arteria stradale, quindi del corso, sapevano già qual era il senso. Per le arterie secondarie qualcuno ha chiesto informazioni ai vigili urbani che sono stati disponibili a spiegare nel dettaglio quali erano le novità. Devo ringraziare tutti i vigili urbani perché stanno facendo un po' un tour de force, abbiamo chiuso un po' gli uffici per dare il massimo contributo su strada. Ieri con la festa di San Vitaliano hanno lavorato tanto e quindi si sono impegnati e hanno sacrificato un po', diciamo, di energie a servizio della città. E i cittadini sono molto contenti, almeno la maggior parte, poi ovviamente ognuno fa le sue osservazioni. È da dire che ancora non si ha un concetto generale di tutte le nuove viabilità, delle nuove strade, quindi qualcuno fa delle osservazioni che però poi con la spiegazione che diamo si rende conto che ha dei percorsi alternativi. Noi nei prossimi giorni saremo sempre su strada, come lo siamo tutti i giorni, in maniera un po' più massiccia, diciamo così, per dare sempre queste spiegazioni agli utenti e ritengo che in un giorno o due la città saprà già come muoversi, perché l'opera di sensibilizzazione e di informazione che è stata fatta ha già prodotto positivi risultati già dalle prime ore di questa mattina.